Buongiorno a tutti, oggi sono qui con la mia amica Viola. Ciao a tutti. E faremo insieme una forma di massaggio dell'utero che serve per energizzare questo organo e liberarlo dalle tensioni, sia quelle esterne che quelle interne, e poi dare a questo organo una grande forza, una grande energia. Viola mi farà da modella oggi? Sì, assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire tutto quello che si può ottenere da un massaggio all'utero. È la prima volta per me oggi, quindi sarà una grande esperienza. Benissimo, cominciamo allora. Cominciamo. Ora, prima di tutto andiamo a cercare la localizzazione dell'utero nella sua posizione abituale, diciamo, quella più corretta. Non è detto che l'utero sia sempre nella posizione corretta, potrebbe essere dislocato da un lato o dall'altro, o addirittura potrebbe scendere verso il basso, questo è chiamato prolasso, all'interno delle pareti vaginali, quindi all'interno della vagina. In questo caso abbiamo l'utero proprio nella sua posizione. A volte non è facile ritrovarlo subito perché ci sono magari i tessuti che sono un po' tesi, quindi non permettono di arrivare a cedere subito all'utero. Quindi noi prendiamo tempo, con calma, lentamente, andiamo a ritrovarlo. Si tratta semplicemente di creare un movimento circolare piccolo, piccoli cerchi sopra l'utero. Cioè, questa è una cosa che rilassa molto. E a mano che lo facciamo sentiamo come i tessuti si rilassano sempre un po' di più e la forma dell'organo diventa sempre più identificabile. Iniziamo proprio a sentire bene le sue pareti. E chissà che posso anche chiedere a Viola di contrarlo. Così? Tu vai, arriva con la mente proprio all'interno della vagina, nella parte più alta. E da quella parte lì, risalendo un po' di più con la mente, trovi proprio l'utero, sei all'interno del tuo utero. Ok. E poi provare a contrarlo. Vediamo. Infatti. Trovato? L'hai trovato, sì. Infatti. Wow. Questo è l'utero. Sì. Ok. Inteso. Bene, adesso lo puoi rilassare. Quando lo rilassi adesso diventa sempre più morbido, infatti. È evidente come posso scendere giù con le dita. Più rilassiamo i tessuti, più lo facciamo con amore, più lo facciamo con affetto e più diventa facile curare, prevenire molte forme di malattia di questo organo, ma anche curare. Ci sono
sono forme di massaggio che servono proprio per curare prolassi e malposizionamento dell'utero. E poi, oggi invece, semplicemente andiamo a rilassare i tessuti. Ma se lo facciamo, sentiamo come la forza, l'energia di quest'organo comincia a circolare all'interno del corpo e ci sentiamo molto forti e ci sentiamo molto bene, perché questa energia non è solo un'energia creativa, ma è anche un'energia curativa. Fare dei movimenti circolari anche sull'ovaio, anche qui sciogliere sempre un po' di più i tessuti, possiamo cominciare a fare dei cerchi intorno alle ovaie per liberarle, decongestionarle già. Continuiamo e facciamo dei movimenti lenti. Se ci sono delle tensioni, delle congestioni, nel tempo impariamo a riconoscerlo. È importante riuscire proprio a identificare bene le ghiandole e trattarle con molta delicatezza. Sentire se ce n'è una più tesa dell'altra, più dura, se invece il tessuto è morbido, ogni parte, più piccola parte di questi tessuti ha una sua memoria emozionale, una sua memoria cellulare, quindi non è detto che noi ne siamo consapevoli, ma queste zone possono diventare rigide o tese facilmente. L'utero è anche un organo sensoriale, è per questo che le donne hanno un'intuizione, si dice l'intuizione femminile, molto marcata, perché l'utero è capace di raccogliere i dati sensoriali e quindi poi trasmetterli al cervello. Una volta che noi attiviamo e manteniamo attiva la connessione tra gli organi sessuali e il cervello, che è quello che noi desideriamo raggiungere attraverso le conoscenze spirituali che vengono dall'Oriente. Creare la connessione tra la zona sacrale, il plesso sacrale e il vertice della testa, quindi il cervello. E separare delicatamente l'ovaio dall'utero. Facciamo questa separazione in maniera da allungare bene le tube e fare in modo che non rimangano attorcigliate o annodate, cosa che può succedere. E cerchiamo di identificare la zona tra l'ovaio e l'utero. Quindi, una volta che troviamo l'ovaio e sentiamo chiaramente dove si trova, questa piccola mandorla, questo piccolo gioiello incastonato nel tessuto, sappiamo che l'utero è al centro e andiamo a ricercarlo di nuovo, piano piano, lentamente.
Con una mano teniamo fermo l'utero, con l'altra tiriamo delicatamente l'ovaio verso l'esterno. E rimaniamo in questa posizione. Questo permette veramente il funzionamento ottimale di questo organo. Certi casi di sterilità provengono proprio dal fatto che le tube sono in un mal posizionamento anche qui. Molto bene. Stiamo sempre di più comunque rilassando una parte del corpo importantissima. Quante tensioni si accumulano in questa zona può essere incredibile. La maniera in cui consapevolmente andiamo ad accumulare delle memorie emozionali, anche molto antiche, all'interno dell'utero. E a mano possiamo sentire sempre meglio la forma degli organi. E adesso ci dedichiamo all'altro ovaio, l'ovaio sinistro. Quindi andiamo a cercarlo bene, dove si trova, anche qui. Andiamo a distendere la zona delle tube, quindi tra l'ovaio e l'utero. Allontanando delicatamente l'ovaio dall'utero. Ripetiamo anche questo lavoro una seconda volta. E ripetiamo anche sull'ovaio destro la stessa stimolazione, quindi andiamo a fare prima un movimento circolare sull'ovaio, andiamo a sentirlo sempre un po' di più. Prendiamo tempo per questo, è una bellissima forma di relazione che ci può essere con la propria compagna, tra partner. Prendersi cura l'uno dell'altra è una cosa bellissima. E quindi anche qui appoggiamo delicatamente la mano sull'utero per tenerlo nella sua posizione e poi tiriamo sempre lentamente, pian piano, l'ovaio lontano dall'utero. Come stai, Viola? Bene. Molto bene. Puoi concentrarti sulle sensazioni che hai durante il massaggio. È importante proprio prendere questo tempo per capire le sensazioni che arrivano dal nostro corpo. Sì, sento comunque. Ma per ora sento come se fossi in riva al mare. E sento le onde. Questo è quello che provo. Bene, non fa male. Questo
lavoro ti ricorda il mare? Sì, mi ricorda proprio lo sbattere delle onde. Prendiamo tempo nel fare questo lavoro. Il corpo ha bisogno di tempo e di pazienza. Questa è una forma di massaggio semplice, che però veramente ha la possibilità di riattivare il potenziale di questo organo, sia da un punto di vista riproduttivo, sia da un punto di vista evolutivo. Come dicevo, le funzioni dell'utero sono anche funzioni energetiche, di cura e di percezione. Lo sappiamo fin dall'antichità e adesso pian piano anche le ricerche scientifiche cominciano a raccontarci questa meravigliosa realtà del corpo femminile. Quando concludiamo il massaggio, manteniamo le mani calde sulla zona dell'utero per qualche istante. Lasciamo che il calore penetri all'interno dell'utero e consigliamo alla persona di cui ci stiamo prendendo cura di rimanere tranquilla per un po' di tempo e di versi una tisana calda, preferibilmente con delle erbe rilassanti. È come se mi fossi finalmente sentita, ho sentito la mia femminilità, il mio utero. Non ho mai provato queste cose. Quando tiravi sentivo proprio come se ci si sgranchisse. Ecco, finalmente. E non pensavo una cosa così forte ma delicatissima. Grazie Gisella, è stata una bellissima esperienza.